Lo sport si è vestito dei colori della pace e ha riempito 30 città italiane e 4 in Europa, arrivando fino al confine tra Romania e Ucraina. Questa mattina i colori arcobaleno di 20.000 podisti hanno dato vita a Vivi Città, la corsa organizzata dal WISP. Danila Filippone. 3, 2, 1, via! Con lo storico via di Radio Rai 1, che nell'84 fu annunciato da Sandro Ciotti, riparte Vivi Città, la corsa per la pace e la solidarietà. Abbiamo fatto 10 chilometri partendo dalla periferia di Roma, passando per il centro e toccando tutti i punti di integrazione, di solidarietà che ci sono nel percorso fin qui al Campidoglio. Cerchiamo con lo sport di portare avanti l'idea e il pensiero che bisogna comunque continuare a vivere la quotidianità, però non dimenticando quello che sta succedendo accanto a noi. Manifestazione agonistica ma anche non competitiva. Vivi Città coinvolge 30 città italiane e alcune città europee. L'abbiamo definita la Vivi Città della Pace. Una nostra delegazione è arrivata nei giorni scorsi a Suciava, a poco più di 40 chilometri dal confine con l'Ucraina in Romania, dove è stato allestito uno dei campi profughi dal punto di vista numerico più grande, per accogliere appunto i profughi che scappano dalle bombe in Ucraina. Un messaggio di pace e un'attenzione per la WISP importante verso i più giovani.